Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi location auto, perché stiamo per provare un dispositivo che rende multimediale e super moderna qualsiasi auto, e ripeto, qualsiasi auto, anche quelle più datate, basta che abbiano almeno un autoradio. Anche un autoradio semplicissima basterà per rendere super tecnologica e multimediale la nostra auto, utilizzando lui, il Karabakh 7 pollici, un dispositivo touch multimediale che ci permette di avere all'interno della nostra auto e di utilizzare Apple CarPlay o Android Auto in base appunto a qual è il nostro smartphone. Quindi prima di vederlo però in azione, di vedere come è questo dispositivo e come si installa e si utilizza, direi di guardare cosa c'è all'interno della confezione una volta che ci arriva a casa. Troviamo il supporto di fissaggio con ventosa in gel che permette veramente un'adesione incredibile e poi totalmente regolabile in tutte le posizioni in cui vogliamo orientare il nostro display da 7 pollici. Dopodiché troviamo il cavo dell'alimentazione che andrà collegato alla presa accendisigari della nostra auto. Poi troviamo un cavo jack per la connessione audio, perché nel caso la nostra auto abbia un ingresso AUX possiamo utilizzare questo cavo, perché abbiamo tre possibilità di connessione audio: cavo, Bluetooth o FM. Poi troviamo un manuale di istruzioni con tutte le figure, però in lingua inglese, ma all'interno del nostro display, quando clicchiamo su una funzione, ci verrà spiegato in italiano i passaggi da fare per il collegamento, e questa è una cosa veramente utile. E poi infine troviamo lui, il nostro Karabakh 7 pollici. Ed ecco qui il nostro Karabakh 7 pollici. Come vi ho detto, lui si installa in maniera davvero davvero semplice. Con gli accessori in dotazione non dovete fare praticamente niente se non andare a collegare il supporto con ventosa al lunotto anteriore della nostra auto e collegare il cavo di alimentazione alla presa dell'accendisigari e collegare o meno la presa jack. Questa, diciamo, è un tipo di collegamento, sì, perché lui lo possiamo andare a configurare per avere appunto l'audio all'interno della nostra auto, in quello che è già il nostro impianto audio. Potremo averlo con il cavo jack se la nostra auto è dotata di presa appunto jack. Nel caso invece la nostra auto non avesse una presa jack, potremmo utilizzarlo con la connessione FM. Cosa vuol dire? Che lui si connetterà a un canale radio che noi andremo a scegliere all'interno appunto della nostra radio, un canale vuoto che non è occupato da nessuna radio, quindi un canale libero, e anche qua configureremo la stessa frequenza e avremo appunto l'audio all'interno della nostra auto con le nostre casse che già abbiamo installato all'interno della nostra auto. Quindi per questo che vi dico che lui è praticamente installabile su qualsiasi auto dotata almeno di un autoradio. Allora, lui ha un display, come abbiamo visto, di 7 pollici, un display davvero davvero buono per quanto riguarda la luminosità e anche la sensibilità del touch. Qua dietro abbiamo appunto l'aggancio e sgancio rapido da quello che è il supporto a ventosa che dovremo installare. Dopodiché da questa parte abbiamo un jack per andare a alimentare con appunto l'accendisigari il nostro Karabakh 7 pollici. Poi abbiamo uno slot per inserire una micro SD per andare a utilizzare dei file che abbiamo su una memoria SD. Dopodiché abbiamo da questa parte una presa USB, anche questa per andare ad inserire una chiavetta USB dove potremo avere dei file magari di musica da ascoltare. E poi qua abbiamo altri due jack, uno che è il jack che abbiamo visto, che è questo, il jack audio per collegarlo nel caso avessimo appunto un jack audio nella nostra auto, o un altro jack che è un jack AV. Cosa vuol dire? Che qua potremo andare a collegare una sorgente video. Cosa vuol dire? Che se noi colleghiamo un dispositivo che trasmette qualcosa a livello video, lo inseriamo qua e il nostro display da 7 pollici ci farà vedere quella sorgente video cosa sta trasmettendo. Poi qua frontalmente abbiamo un microfono, sì, perché con lui potremo parlare come facciamo con lo smartphone, quindi potremo parlare con Siri nel caso utilizzassimo Apple CarPlay, o con l'assistente Google nel caso utilizzassimo Android Auto. Quindi quando utilizziamo il navigatore, quando dovremo impostare una meta nel navigatore, tutto lo potremo fare utilizzando appunto Apple CarPlay o Android Auto tramite il microfono in modalità vocale. Quindi è qualcosa di veramente eccezionale, ma secondo me la parte più eccezionale di tutto
questo, oltre alle caratteristiche, l'utilizzo, la compatibilità con praticamente tutte le auto, è il prezzo. Sì ragazzi, perché attualmente, e ripeto attualmente, a oggi è disponibile su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione, a circa 59 euro, perché c'è applicabile il coupon sconto che Amazon ci fa applicare in pagina d'acquisto, perché sapete che Amazon ogni tanto ci dà dei coupon sconto che ci fa applicare quando stiamo acquistando un prodotto, che è di 25 euro, quindi il prezzo si abbassa da circa 82 euro a circa 59 euro, una cosa del genere. Comunque siamo sotto ai 60 euro, e ragazzi, 60 euro per avere Apple CarPlay, Android Auto sulla nostra auto in modalità wireless su qualsiasi tipo di auto, anche quelle molto molto datate. Ma adesso abbiamo parlato fin troppo di lui e di come funziona, adesso secondo me è arrivato il momento di vederlo in azione, quindi iniziamo l'installazione. Allora, per prima cosa dobbiamo andare ad installare il supporto a ventosa sul lotto anteriore. Abbiamo una ventosa in gel che attacca veramente in maniera pazzesca, e il dispositivo poi è sia regolabile su e giù che in lunghezza, che poi nella parte, diciamo, di fissaggio al display è completamente snodabile per essere orientato. Quindi adesso lo vado a fissare qua, che la posizione che riesco a fissare adesso, perché ho qua in mezzo la telecamera che mi dà un po' fastidio nei movimenti, quindi lo blocco tirando su questa levetta di bloccaggio che fa fare il risucchio alla ventosa, che poi essendo in gel è davvero molto molto potente dal punto di vista dell'adesione. Una volta fatto questo vado a regolare l'altezza, vedete, stringendo la vite qua da parte, e poi posso andare a regolare la lunghezza e andare a stringere anche questa vite di fissaggio per quanto riguarda l'estensione del supporto. Adesso mi rimane lo snodo qua frontale che andrò a stringere una volta che avrò trovato la posizione ideale del mio Caravac 7 pollici. Una volta fatto questo basterà andare allora ad inserire il nostro Caravac 7 pollici, farlo agganciare negli appositi agganci, se avete sentito il clac, ed ecco qua che lui è completamente orientabile. Poi posso andare a stringere la sfera che fa muovere tutto il, diciamo, dispositivo per l'orientamento, e ho fissato il mio display da 7 pollici. Ecco qua che praticamente adesso siamo pronti già per utilizzarlo. L'ultimo passaggio è l'alimentazione, quindi con la presa accendisigari, che poi dietro anche una presa USB nel caso dovessimo alimentare qualche altro dispositivo tipo lo smartphone. Allora vado a inserire la presa, ok, e vado a mettere l'accendisigari nella presa appunto del accendisigari. Questo mi sembra abbastanza scontato. Ed ecco qua l'interfaccia del nostro Caravac 7 pollici. Guardate che bella che è l'interfaccia. Allora, nella parte sopra abbiamo da questa parte un tasto che ci va a regolare la luminosità, perché di giorno dovremmo avere tanta luminosità come in questo caso, di sera la potremo abbassare o se vogliamo possiamo spegnerla, poi con un touch si riavvia. Guardate quanto è sensibile il touch di questo dispositivo, sebbene molto molto economico. Ripeto, circa 59 euro su Amazon, link qua sotto in descrizione, perché è un prodotto che ha questo prezzo attuale con lo sconto che ci dà Amazon, è veramente pazzesco. Poi qua potremo andare a regolare il volume, vedete, guardate come funziona bene il touch. Qua potremo andare a regolare tutte le impostazioni, quindi potremo andare a scegliere, perché di default non abbiamo la lingua italiana, dobbiamo scegliere nel menu, io adesso l'avevo già scelta. Poi vedete qua sotto abbiamo le altre opzioni che possiamo andare a configurare. Poi qua abbiamo la configurazione per quanto riguarda la personalizzazione del suono utilizzando appunto questo equalizzatore. Poi abbiamo un altro tasto che ci permette di regolare quello che è appunto tutto quello che è inerente al display, quindi luminosità, contrasto, colore, 4/3, 16:9. Qua potremo andare a regolare giorno, mese, anno. Andiamo a selezionare l'ora, adesso sono le 10:58, gli diamo l'ok, e poi come ultima cosa qua possiamo cambiare lo sfondo, vedete? Quindi guardate che bello questo, abbiamo anche 3 sfondi disponibili. Questo è tutto quello che abbiamo all'interno del menu di configurazione. Come vi ho detto, qua abbiamo Apple CarPlay che ci permette di andare a associare il nostro smartphone iOS. Qua vedete abbiamo la spiegazione dettagliata di come fare con tutti i passaggi, quindi veramente semplice, perché ci spiega proprio da qua come farlo con tutti i passaggi. Vedete, passaggio 1, 2, 3 e abbiamo fatto l'abbinamento. Stessa cosa per Android Auto. Vedete?
Ecco qua. E per quanto riguarda i telefoni Android, mi stavo dimenticando, meglio che siano telefoni con Android 11 a salire, quindi Android 10 non so quanto sia compatibile, ma da Android 11 in su tutti compatibili. Poi torniamo indietro, da questa parte abbiamo iOS Mirror, che ci permette di avere il nostro smartphone direttamente all'interno di questo display, che qua spiegazione dettagliata di come fare l'abbinamento, cioè avere proprio il nostro telefono all'interno di questo display. Ma dopo vi faccio vedere meglio di cosa sto parlando. Poi abbiamo AutoLink, anche qua abbiamo la possibilità di configurare e avere appunto il mirror di Android. Poi abbiamo FM, dove abbiamo la possibilità di andare a regolare la frequenza dell'autoradio per avere appunto quel discorso, se non abbiamo la presa jack, per avere l'audio all'interno della nostra auto in quello che è già la nostra autoradio, ma potremo appunto farlo su qualsiasi auto con un autoradio passando dall'FM, quindi configurando una frequenza nella nostra autoradio e andando a mettere la stessa frequenza in questo dispositivo, l'audio uscirà direttamente nell'impianto che già abbiamo installato nella nostra auto, quindi nelle casse che abbiamo all'interno delle nostre portiere. Qua da USB potremo leggere da una chiavetta USB dei file, quindi file di musica o qualsiasi altra cosa. Qua abbiamo SD, stessa cosa, potremo da questa SD andare a leggere file di musica, via dicendo, o Bluetooth, dove potremo andare a configurare ed abbinare il nostro telefono e utilizzarlo in modalità Bluetooth, quindi possibilità di telefonare, ascoltare musica, accedere ai contatti tramite il Bluetooth, quindi senza utilizzare Android Auto o Apple CarPlay, anche se ovviamente è molto più limitante solo il Bluetooth, perché non abbiamo il navigatore, non abbiamo tutte le app, ma potremo comunque utilizzarlo per chiamare, telefonare o ascoltare musica, tutto in modalità Bluetooth, con meno applicazioni da utilizzare, però che fa comunque sempre il suo dovere. Ecco qua, quindi questo è tutto quello che abbiamo. Adesso direi però di vederlo in azione. Quindi potremo andare a collegarlo o con la presa jack nell'impianto della mia autoradio, ma se no posso utilizzare appunto l'FM, che questa funzione praticamente diventa la morte sua per chi appunto ha autoradio molto datate che non hanno nemmeno la presa jack, e sono comunque tante. Allora, per fare questa cosa dovremo innanzitutto abbinare l'FM, e quindi la frequenza libera che abbiamo a disposizione. Quindi andremo qua, selezioniamo FM e vado a selezionare la stessa frequenza che ho qua. Io qua ho impostato 89,45 sulla mia autoradio, andrò a mettere anche qua la stessa. Ecco, l'unica cosa che potevano fare è che tenendo premuto andasse veloce, invece no, bisogna continuare a fare dei click per mandarlo indietro. Ma adesso direi appunto di andare a abbinare Apple CarPlay, nel mio caso, perché io ho un telefono iOS, ma nella stessa procedura poi si fa con un telefono Android, rimane tutto identico, poi comunque, come abbiamo visto, vi spiega tutto direttamente il display. A questo punto clicchiamo su Apple CarPlay, qua ci spiega tutta la procedura. A questo punto basterà entrare in impostazioni, andare in generali, CarPlay, aspettiamo che venga rilevato CarB7C79A, vedete, vado a selezionarlo, aspetto che faccia il suo abbinamento. Ok, una volta rilevato, vedete, viene richiesto l'abbinamento di Bluetooth, facciamo abbina, consenti, ed ecco qua, a questo punto vado a dire usa CarPlay, ed ecco qua che ho Apple CarPlay direttamente nella mia auto, e vedete che ho tutto Apple CarPlay, come se ce l'avessi all'interno del mio sistema multimediale della mia auto, perché comunque è trasmesso dal mio iPhone. E guardate tutte le app, guardate comunque il touch come funziona bene, ragazzi, è un dispositivo molto economico, ma si difende davvero molto molto bene, ma soprattutto poi è impressionante la luminosità che abbiamo di questo display, guardate la definizione e la luminosità, abbiamo tutto quello che ci serve. Quindi se vogliamo utilizzare Google Maps basterà cliccare qua, e cliccando sul microfono potremo andare a selezionare la destinazione vocalmente o utilizzando la tastiera, perché comunque abbiamo Apple CarPlay con tutte le sue app. E se volessimo uscire da questa schermata è semplice, basta cliccare qua, scorrere le icone fino a Car Home, vado a cliccare Car Home e torno nell'interfaccia principale. Cioè, avete visto che semplicità, stessa cosa succede di qua. Adesso io non ho un telefono
Android, ma una volta fatto l'abbinamento avremo la stessa cosa e quindi potrò sfruttare tutte le sue cose, mentre se non voglio utilizzare né Apple CarPlay né Android Auto andrò ad abbinarlo in modalità Bluetooth, cioè che il primo passaggio che fa, avete visto quando all'inizio si è abbinato, quindi non gli dirò più utilizza Apple CarPlay ma continuerò ad utilizzare solo la modalità Bluetooth. Adesso voglio farvi sentire il discorso audio, quindi vado a far partire Apple CarPlay, vado a far partire una canzone. Ok, quindi le faccio partire una a caso, alzo il volume e sento la canzone. Ovviamente adesso la vado a fermare perché sennò poi mi bloccano per il copyright. Adesso esco da questa schermata, vado, se ciao sono andato avanti, torno alla schermata principale. Volevo farvi vedere il mirror. Cos'è il mirror? Cioè andare a trasmettere il nostro telefono direttamente qua dentro, per quanto riguarda non Apple CarPlay ma proprio tutto il nostro telefono. Per fare questo dobbiamo disattivare prima Apple CarPlay, facciamo iOS mirror, ci dà la spiegazione di come fare, quindi dovremo entrare in wifi e cercare il dispositivo Direct Phone e inserire la password 888 e poi andare ad utilizzare il mirroring. Quindi esco da qua, vado in impostazioni del telefono, ovviamente tutte queste cose si fanno una volta all'inizio per andare a fare le varie configurazioni. Eccolo qua, Direct Phone. Quindi una volta fatto questo basterà entrare nelle impostazioni dell'iPhone, in questo caso stessa cosa poi sarà per Android utilizzando AutoLink, e vado a fare il mirroring del telefono. Vedete, duplicazione schermo, iPhone AirPlay, ed ecco qua che io ho il mio telefono, vedete, nella schermata del mio dispositivo multimediale, vedete? E ho tutto il telefono all'interno del mio sistema multimediale, quindi veramente tutto. Posso andare a far partire anche YouTube, quindi vado in un mio video, lo faccio partire e ho il video del mio canale YouTube. Vado a girare il telefono ed ecco qua il mio video sul mio canale YouTube. Se vado ad alzare il volume, sentite che spettacolo. Adesso ho cambiato la frequenza, ho utilizzato la 93 che è molto più pulita della prima che avevo messo così velocemente. Questa si può alzare, non c'è frusci, cioè guardate che spettacolo, posso trasmettere il mio telefono in modalità wireless direttamente in questo display, è uno spettacolo. Quindi ragazzi, veramente pazzesco, qua almeno non prendo il copyright perché è il mio canale. Allora, se io vado a cliccare su questo pallino bianco mi si apre un menu dove posso andare a regolare il volume, dove posso andare a spegnere lo schermo, vedete, e dove posso tornare nella home, anche se in questo momento torno nella home, ma se faccio il mirroring torno direttamente in quello che era appunto quello che stavo facendo, ed è veramente pazzesco, che va a riprodurre l'ultimo video che ho caricato sul mio canale YouTube, che vi invito ad andare a vedere se non l'avete ancora fatto. Quindi andate a vedere questo confronto 1 turbo 500 Abarth. Vabbè, questa è stata una cosa giusto per, tanto per dirvi qualcos'altro. La 93.0 è una di quelle che mi suggeriva lui, infatti adesso vi faccio vedere, se vado su e metto FM, su questa 93.0.0 è molto pulita, quelle suggerite da lui sono già di ottima fattura, poi potete andare comunque a configurarle come avete visto in maniera manuale. Quindi detto questo direi che possiamo tornare nella home e basta, direi che tutto quello di cui vi volevo parlare ve l'ho detto, tutto quello che avete visto per iOS è possibile farlo con Android, con Android Auto, con AutoLink per quanto riguarda MirrorLink, o nel caso non vogliate usarne uno né l'altro, il Bluetooth, o se proprio volete utilizzare qualcos'altro, USB o SD per quanto riguarda la riproduzione di file multimediali. Quindi ragazzi, questo è lui, il Karabakh 7 pollici, un dispositivo multimediale che rende qualsiasi auto appunto multimediale e ci permette di sfruttare appieno tutto quello che abbiamo all'interno dei nostri smartphone, sia iOS che Android, tutto in modalità wireless, soprattutto per quanto riguarda magari Google Maps o ascoltare la musica. Con lui diventa davvero semplice e poi si adatta, come vi ho detto, a qualsiasi auto. Con la possibilità di ascoltarlo tramite l'FM ci darà appunto la possibilità di utilizzarlo su auto anche molto datate, basta che abbiano almeno un autoradio a bordo, e tutte le auto bene o male hanno una semplice autoradio a bordo, per poi sentirlo appunto all'interno dell'impianto audio che già abbiamo installato nella nostra auto. Quindi questo dispositivo, che attualmente come vi ho detto costa meno di 60 euro, perché Amazon ci fa applicare un coupon sconto in pagina d'acquisto, diventa un prodotto davvero pazzesco, low cost ma che funziona davvero molto molto bene, il Karabakh 7 pollici. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questo dispositivo multimediale per rendere la vostra auto super tecnologica, anche se è molto molto datata, vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante,
lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime e spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, ma sempre se vi va ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!